Non sto bene oggi e non sono un superuomo. Ho preso sonno presso le 5 e mezzo, 6 stamattina perché l'amarezza non mi ha fatto dormire. E una vena di depressione stamattina mi ha impedito di riprendere le mie attività, le ho seguite così telefonicamente. Perché non comprendo in un momento così delicato a che servono certe strumentalizzazioni. Si era posto il problema della banca dati per distribuire la card di sostegno alimentare e siamo state l'unica città metropolitana che è partita con sistema automatico, con i suoi problemi, ma sta funzionando. In 3 giorni abbiamo già quasi 10.000 istanze e nessuno più ne parla perché d'altronde bisogna solo attaccare l'amministrazione De Luca. Poi quando le cose si fanno e altri non riescono neanche a partire, non se ne parla più. Venga attaccato per le mie parolacce, per carità. Ho chiesto scusa per gli accostamenti, però io quantomeno cerco di farmi capire un mio metodo. Me ne prendo la responsabilità e obiettivamente anche su questo. Attacchi strumentali anche del garante dell'infanzia, che non si pone il problema magari di come poi la quotidianità. Basta fare degli attacchi da questo punto di vista blasonati. Poi che nelle baracche vivono bambini in 30 metri quadrati, in piena promiscuità e in condizioni igienico-sanitarie vergognose, lì. Il garante non ci va perché non se le vuole sporcare le mani e quindi stare nei salotti buoni ti portano a sporcarti le mani. Ho fatto la mia battaglia per lo stretto di Messina e come avete visto è finita che attendiamo ora queste proposte dei deputati di 5 Stelle, ma guarda caso fino a quando ho fatto la battaglia io nessuno si è schierato al mio fianco perché continuiamo sempre con la lotta politica selvaggia, fuggendo dal merito. Nessuno è più in condizione di dirvi chi sbarca in Sicilia, chi entra attraverso lo stretto di Messina, perché tanto non è un problema che riguarda loro. Per loro è importante fare la guerra e la caccia all'uomo rispetto a un amministratore come me, che gliele canta chiare, ma non solo. Propone anche le alternative valide e quindi ci troviamo sempre col solito delitto di lesa maestà. Ma quello che mi ha veramente ammazzato ieri, ve lo dico fraternamente, è stato l'attacco riguardante questo trasferimento di salma di un pregiudicato da casa sua al cimitero. Che io sconoscevo perché io ho staccato la domenica di Pasqua, non ho letto queste questioni, le ho sapute lunedì, le ho approfondite, ho parlato col questore, stanno facendo le relazioni del caso e io vengo accostato a questi ambienti. Poi questi ambienti ringraziano me perché io ho preso, semplicemente ho detto la verità come stanno le cose ed è ovvio che io non ho mai chiesto i voti alla mafia, non ho mai chiesto i sostegni alla mafia e non voglio ringraziamenti comunque da parte di ambienti che in ogni caso potrebbero essere o sono contigui alla mafia. Dopodiché l'altro attacco. Ho cercato in queste settimane, credetemi, di tenere buoni tutti. Sono andato in tutte le baracche. Ho cercato di non fare nessuna pubblicità in merito se non proprio l'essenziale per dire ci siamo, ma per fargli toccare a sta gente che sta sotto l'amianto, ma dico, vi rendete conto che in 20-30 metri quadrati ci sono famiglie intere, numerose, con tanti, tanti bambini? E nessuno si pone il problema di come stanno in questi contesti. Allora il signor Pasquale ho cercato di farlo avere anche in questi luoghi con la Messina Social City, i volontari. Ieri
Ho trovato il tempo per andare un attimo anche a Rione Taormina e non ho fatto foto, non ho fatto nulla e viene fatto girare un video da dove si sente chiaramente che io rimprovero in continuazione le persone per evitare assembramenti e vengo sbattuto ai 420, così. Ma in fin dei conti, ma un sindaco che sta in trincea, che continua a rischiare, anche io ho famiglia, parliamoci chiaramente. Continuo a rischiare per il bene della mia comunità, combatto contro questi sistemi assurdi e balordi. Ma cosa si pretende di più da questo sindaco? Perché questa continua caccia all'uomo? Dove volete arrivare? Qual è il risultato che volete ottenere? Stiamo cercando di dare il massimo, nei nostri limiti, nei nostri difetti, con il nostro anche magari metodo sbagliato, ma il risultato è quello che cerchiamo di portare a casa nell'interesse della nostra comunità. E allora poi ti domandi, cosa devi fare? Tenere così, considerare tutte queste accuse di un mondo che alla fine ti lotta perché vuole prendere il tuo posto, o l'apprezzamento della gente comune che capisce, che sa leggere le tue lacrime, la tua amarezza, anche i tuoi silenzi? È logico che per me prevale questa seconda parte ed è per questo che sono in trincea ed è per questo che continuo a lavorare per i messinesi, per i siciliani, per gli italiani, a lavorare per quel territorio che è martoriato da chi sta sopra le nostre teste e purtroppo continua spesso a fare leggi sbagliate e a ragionare con la supponenza. Scusatemi per lo sfogo. Ne avevo proprio bisogno.